Ragazze, buongiorno, eccomi di nuovo qua. Oggi sono super entusiasta perché stamattina ho fatto un allenamento di quelli che ti mettono una carica pazzesca. Mi sono proprio caricata a mille e forse anche un po' colpa degli zuccheri di ieri sera, ne ho mangiati un po' di più rispetto al solito. E poi c'è un sole splendente, quindi perché non essere felici per una giornata così, per essere al mondo in una giornata così. Poi aggiungi che oggi devo fare un unboxing veramente wow, il mio mood è proprio alle stelle, non sto più riuscendo a contenermi, a trovare le parole perché sono proprio alle stelle. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di scarpe. Erano mesi letteralmente che sognavo e che attendevo questo momento, ma tra una cosa e l'altra non ho mai trovato il tempo di fare shopping, di cercare le cose che volevo comprare. E allora eccoci qua a gennaio con finalmente un unboxing di scarpe. Ma di che tipo di scarpe parliamo? Sono prevalentemente scarpe eleganti, perché mi sono resa conto che ho fatto una cosa imperdonabile, e cioè non ho un paio di décolleté classiche ed eleganti. Come è successo? Non lo so nemmeno io, non chiedetemelo, forse perché un po' le odiavo per il lavoro che ho fatto per diversi anni. Non lo so, fatto sta che adesso ho detto ora è il momento di investire in un bel paio di scarpe, un bel paio di décolleté da avere all'occorrenza. Una signorina come me non può assolutamente permettersi di non avere un paio di scarpe eleganti. Poi adesso devo fare un po' di shooting, devo andare a fare dei casting e quindi un paio di scarpe nere eleganti col tacco servono sempre. Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, partiamo con l'unboxing, perché io sono lì che sto tenendo i pacchi sotto il letto per non aprirli prima del tempo, per spacchettarli insieme a voi, quindi sono ormai arrivata al limite della mia pazienza. Diamoci da fare. Il primo pacco è questo. Non lo so che cosa c'è dentro, potrebbero anche non essere un paio di scarpe eleganti, perché in realtà ho ordinato 5 paio di scarpe di cui uno non è elegante, per cui vediamo. Se la fortuna vuole, saranno proprio il primo paio di scarpe che vedremo. È stato il pacco più difficile da aprire questo, wow. Sì, perché non lo stavo aprendo nel modo corretto. Ed ecco che il primo paio di scarpe sono quelle che tra tutte penso che sono quelle che mi piaceranno di più. Sono un paio di scarpe di Guess. In realtà Guess è un marchio che mi piace tanto per le scarpe, perché è un paio di sandali col tacco e sono le scarpe più comode col tacco che ho. Però queste scarpe sono già state indossate. Cioè, ditemi voi se non sono già state indossate. Infatti lo notavo da qui, da dentro, ok? Ci sono delle macchie e poi anche da qui. Cioè, queste scarpe sono già state indossate e io non ho preso una scarpa usata. No, questa cosa non va bene. Ok, queste non saranno le scarpe che terrò e manderò indietro e farò pure complaint, perché non ce lo possiamo permettere una cosa del genere parlando. Allora, in sé le scarpe sono stupende e se non fosse per questo incidente mi piacerebbero anche un sacco. Guardate, hanno anche il dettaglio qua sul retro, sono in pelle, sono stiletto. Guardate qua il tacco, è bellissimo, le ho prese proprio per questo tacco qua. Però non va bene, no, questa roba qua mi sta mettendo troppo di cattivo umore. No, ma è una cosa inaccettabile, scusate, adesso mi ripiglio. Ok, allora, il primo paio di scarpe, totale fallimento, ovviamente non poteva andare diversamente. Scopriremo il perché di questa roba qua, intanto le rimanderemo indietro. Comunque sono bellissime, sono a punta, classiche, tacco bellissimo.
La pelle è super morbida, liscia, non troppo lucida e sono veramente bellissime. Adesso le provo anche. A parte il fatto che sono usate, mi stanno comunque grandi. Mi stanno proprio enormi. Ho preso il numero 39 perché io in realtà indosso 37,5, 38, però dal sito di Zalando, appunto, mi consigliavano di prendere il 39 e non va bene, però sono comodissime, ragazze. Quanto mi spiace, perché sono veramente comode. Sono super comode, non sembra neanche che abbiano tutto questo tacco, che è in realtà alto, dovrebbero essere almeno 10 cm. Sono veramente super comode. Che peccato. Devo vedere se c'è la taglia in meno e sperare che arrivino nuove e non usate, perché questa cosa mi fa proprio imbestialire. Però sono bellissime. Wow. Sì, stupende. Anche la punta, io sono un po' particolare, nel senso che preferisco le scarpe con la punta tonda e non mi piacciono particolarmente quelle appuntite, ma questa punta qua non è troppo lunga e mi sta piacendo davvero tanto. Poi ha questo taglio qua, vedete che non è proprio orizzontale ma un po' in diagonale, forse la state vedendo meglio qua, e quindi lo rende molto più elegante. Belle, belle. Wow, che peccato, però le straconsiglio. Ok, ritroviamo insieme le mie good vibes con il prossimo paio di scarpe, perché il primo è stato un totale fallimento. Beh, non proprio totale, perché comunque fossero state giuste, della taglia giusta e non usata, le avrei tenute. Però non è stato il destino. E ovviamente il secondo paio di scarpe non poteva che essere le scarpe da ginnastica. Allora, due parole su queste. Mi sono resa conto che l'ultimo paio di scarpe da corsa l'ho comprato 2 anni fa e io corro in media una volta alla settimana. Sono passati 2 anni. Se contiamo che sono circa una cinquantina di settimane all'anno, 110 facciamo in totale su 2 anni, per 7 avrò corso all'incirca 600, tra i 600 e i 700 km con quelle scarpe da corsa, che comunque ho usato anche per andare a fare camminate, eccetera. E mi sono resa conto che ultimamente mi fanno male le ginocchia quando corro e probabilmente sto contribuendo a questo dolore, perché le scarpe ormai sono troppo consumate e non ammortizzano. Quindi ho comprato un altro paio di scarpe da ginnastica. Io adoro le Nike, non c'è niente da fare, le scarpe da ginnastica Nike sono quelle che preferisco. Ho provato anche le Asics, ma non mi sono trovata benissimo, probabilmente non erano proprio la gamma di altissimo livello, erano quelle un po' più medie e andavano bene, ma non proprio bene bene come le Nike. Queste sono delle scarpe bellissime, sono fatte apposta per la corsa sull'asfalto, quindi hanno un bel po' di schiuma per ammortizzare e sono stupende. A parte che sono colorate, hanno questo arancio pesca che ricorda un po' il pesca che va tanto quest'anno. Sopra sono un po' verde acqua e qualche inserto blu e sono bellissime, sono stupende. Spero solo che mi vadano bene, anche perché ho preso la stessa taglia che ho anche su quelle che devo buttare ormai, quindi un 38,5, e le provo subito per vedere come stanno. Eccole qua indossate. Non sono proprio altissime sulla caviglia, sono molto comode, però mi sembra che siano un po' piccole.
Che ne pensate? Mi sa che sono piccole perché... Cioè... Guardate qua, il dito è qua. Arriva proprio in punta. E so che se... No! Uno, mi fa male l'alluce dopo un po'. E due, sicuro, nel giro di pochi mesi le distruggo. Perché se l'alluce preme così tanto, si rompono. Che peccato anche qua, perché sono veramente belle. Ragazze, non ne sta andando bene una. Aiuto, sono bellissime. Questo proprio mi spiace. Vabbè, passiamo al prossimo. Vediamo se la prossima scatola mi renderà un pochino più felice. Io lo sapevo che non dovevo ordinare online. Cioè, è proprio una roba troppo impossibile per me. Tutte le volte che ordino scarpe online, finisco per renderle. È così. Le scarpe sono troppo importanti, te le devi sentire proprio tue. Se no, non vanno bene. E se non le provi... Uffa! 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 A dire la verità, l'ultimo paio di scarpe da corsa che avevo comprato era perfetto. E infatti l'ho usato un sacco. Eccolo il terzo paio di scarpe Nine West. Abbiamo un altro paio di décolleté. Queste sono un pochino più basse, sempre a punta, ma queste forse saranno giuste. Non sono così alte come le altre, però forse va anche meglio se non sono altissime. Check se sono state usate. Non mi convincono. Anche queste sembrano un po' usate. Vabbè, proviamone. OMG. Sono scomodissime ragazze. Uno, queste sono 38 e mi stanno piccole, mi stringono tantissimo. Queste sono una di quelle punte che mi dà fastidio, perché vedete è proprio quella punta classica orizzontale, infatti non lascia spazio per le mie dita e no. È un no, però il tacco era comodo, abbastanza bellino anche, non troppo alto. Che pizzona. Però sono belle. Sono belle, anche la punta non è lunghissima, però non mi piace. Sono un attimino sconsolata. Mi manca da aprire ancora due scatole. E spero di trovare qualcosa di meglio. Però in realtà volevo le décolleté e questi erano i due paio di décolleté comprati e nessuno dei due va bene. Che fallimento, ragazzi. Comincerò dal dire che è questo il motivo per cui non voglio mai fare shopping di cose che so che poi mi piaceranno. So che poi mi ci innamoro e so che poi non le voglio rispedire indietro, perché allora queste due paia di scarpe le ho prese perché quando le ho viste ho detto siete troppo bellissime, dovete essere viste dal mondo intero, e quindi le ho prese da farvele vedere. Ma adesso ho dato una sbirciatina e mi sto già sentendo male. Partiamo dal danno meno peggiore, perché non sono le più costose. Allora, Anna Field, abbiamo un paio di sandali, ragazze, sono stupendi, sono veramente stupendi. Questi non sembrano usati, tra l'altro su questi è super facile vederlo se sono stati usati, perché rimane subito il segno delle dita qua e qui invece non c'è.
prima cosa, bene, taglia 38, sono bellissime, letteralmente, sono fatte in questo modo qua, sono dei sandali col tacco quasi a spillo e hanno questi fiocchi, adesso ve li metto sullo sfondo bianco così potete vederli, hanno questo gigafiocco sul tallone che le rende veramente bellissime. Ok, le indosso subito così ve le faccio vedere. Ho tolto i collan perché mi sono resa conto che non riuscivate a vedere niente con quei collan lì e quindi per farvi vedere i sandali almeno li ho tolti. Sono bellissime, super comodi e per quello che costano veramente wow, credo che questi rimarranno. Sono bellissime, ragazze. Ed ecco che il mio buon umore torna. Sono veramente super super eleganti, super francesi, proprio bellissimi. Questo tacco altissimo, tra l'altro, ma molto comodo. E wow. E infine, adesso che ho ritrovato il buon umore, direi proprio perfetto perché, ragazze, il mondo non è ancora pronto per queste scarpe. Sono bellissime. Vi dico solo questo, sono stupende. Sono Kate Spade, New York. Già la scatola racconta il tipo di scarpa. Cioè, guardate qua l'eleganza. Ma parliamone. Oh my god. Poi c'è la sacca, quindi anche questo vi dice di che tipo di scarpe stiamo parlando. E eccole qua. Non so se vi rendo l'idea di quanto sono stupende queste scarpe. Sono super eleganti, ovviamente da cerimonia, da matrimonio, sono ovviamente per queste occasioni qua, anche per un cocktail in un posto come si deve, bridal sparkle, quindi in realtà sono anche da sposa, non mi sposo, però potrei fare la damigella a qualcuno. Allora, sono pelle, tutto pelle e ovviamente questa parte qua in tessuto, però questo fiocco è la cosa più bella che abbia mai visto. Cioè, sono bellissime, ragazze, sono dei piccoli gioiellini, cioè proprio tieni in mano un prodotto di qualità e lo senti. Ok, proviamole. Ragazze, questo paio di scarpe parla per sé. Cioè, proprio non c'è niente da aggiungere. Sono stupende, sono stupende, super comode e bellissime. Il tacco non è troppo alto, super comodo, molto grazioso come anche tutta la scarpa. Questi fiocchi mi danno Marilyn Monroe vibes. Sarà dura, sarà molto dura rimandarle indietro queste. Devo consultarmi con mia sorella, ovviamente, ma ditemi anche voi cosa ne pensate. Le tengo? Cioè, wow. Wow, wow, wow. Bellissime. Basta! Queste sono tutte le scarpe che ho ordinato. Sto concludendo il video con indosso l'ultimo paio che avete visto perché mi danno le vibe giuste, sono bellissime, sono stupende. Il punto è che costicchiano un po' e non so dove le indosserò, questo è il punto. E non so quanto potrò sfruttarle e per questa ragione non so se tenerle. Ma se non fosse per questo, veramente, anche come scarpe da sposa, sono bellissime, cioè veramente. Poi se devo pensare a loro come scarpe da sposa, costano veramente poco. Cioè,
per una che non deve sposarsi e non ha troppi gala dinner o Golden Globes a cui andare per ora, è un investimento un po' troppo, mentre per una che si deve sposare tra poco o deve fare la damigella, sono veramente perfette. Queste scarpette sono bellissime. Basta, è tutto per questo video. Io adesso resterò da sola nella mia disperazione, ma non mi faccio demotivare. Questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che avremo un altro video di unboxing di scarpe, perché devo trovare le scarpe giuste, ragazzi. E quindi basta, è tutto per questo video. Adesso mi ritiro per riflettere, decidere se tenere queste scarpe qua rosa o quelle nere, i sandali ovviamente. Vado a vedere subito se ci sono le scarpe Guess da ordinare, perché quelle sono perfette in realtà, e devo cercare un altro paio di scarpe da ginnastica. Quindi ho un sacco di cose da fare, per cui me ne vado e vi saluto. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!